Volete crediti per sniperare? Allora passate da ssgold.com e applicate lo sconto Il Cina in minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione. Ragazzi, dopo tanto tempo, eccomi qui tornato su FIFA 20. Ho preso un periodo di pausa perché veramente questo gioco mi ha fatto rageare talmente tanto che non riuscivo neanche più ad accenderlo, per quanto riguarda le patch, le cose scandalose, le SBC che erano uscite, che mangiavano solo soldi. Quindi adesso rientrando ho visto un po' di cambiamenti, questa patch sembra un filino migliore delle altre e adesso andremo un po' a vedere, come al solito, non il gameplay ma la parte di mercato, perché molti di voi, ho visto anche su Instagram, mi stavano aspettando, mi chiedevano consigli e altro, soprattutto adesso che stanno per uscire i toti, domani usciranno i toti, quindi probabilmente è il momento migliore per fare un video sui miei investimenti futuri, su quello che andrò a fare, ho guadagnato sui Jimenez, altre cose che ho venduto che però ho clearato. E ieri mi è capitato di dare un occhio a Van Dijk nominees, Totti nominees, e stava intorno ai 600.000. L'ho sniperato subito perché ho detto vabbè, sarà un buon prezzo, e l'ho rivenduto subito a 660. Quindi opportunità che adesso purtroppo non ci sono più, dato che i prezzi stanno tutti scendendo. E vi volevo parlare appunto di questo. In questo momento Kanté, la sua versione, quella UCL Live più o meno, dovrebbe stare intorno, ecco infatti, a 730k, 730, quindi più o meno siamo su questa cifra. Io darei un occhio assolutamente ai giocatori che dovrebbero uscire nel Team of the Year, perché è importantissimo. In questo momento avete visto anche voi, in questi giorni magari molti staranno perdendo crediti perché magari non hanno venduto i giocatori venerdì sera o comunque giovedì nell'arco della giornata, e mi sembra che ho flippato anche un Neymar, quello Totti nominees che avevo pagato circa 1 milione, l'ho flippato subito, l'ho provato una partita e poi l'ho flippato subito a 1.080.000 e 1.090.000. Perché sapevo sicuramente che sarebbe droppato. Vediamo un attimo, 1.010.000 se c'è qualcosa. Non c'è niente. Eccolo qua, 1.009.000 con il bid però aperto e 1.000.000 preciso con 970 di bid. Quindi questi giocatori secondo me andranno a droppare ancora di più fino a quando non ci saranno i toti. Quando ci saranno i toti, che cosa succederà? Un altro esempio può essere appunto, avevo messo qua un po' di gente, tipo Mbappé. Mbappé in questo momento, se andiamo a vedere quello che costa di più, questo sta intorno a 1.600.000, anzi si è abbassato oltretutto. Se noi andiamo a vedere 1.671, ok, non ci sono, c'è solo il nominees, qualche UCL e basta. Andiamo a vedere 6.81, neanche 6.81, mentre invece se andiamo su 700 dovrebbe esserci, eccolo qua, 6.98, 1.7, e quindi questi giocatori, ragazzi, secondo me avranno una svalutazione prima dell'uscita dei toti notevole. Cioè, secondo me questo non è il prezzo a cui si comprerà tra 1-2 giorni. Perché nel momento in cui uscirà Mbappé, Totti, se dovesse uscire, che cosa succederà? La gente vedrà che costa, che ne so, 5 milioni di crediti, e cosa fa? Ha bisogno di Mbappé nella sua squadra e lo va a comprare. Lo va a ricomprare, l'aveva venduto, svenduto a un prezzo basso, quindi magari adesso questo Mbappé potrebbe arrivare a 1.5, 1.4, e quindi una volta che il Totti esce e costa ovviamente uno sproposito, la gente si rifionderà su questi qua, quindi soprattutto questo 91 ATT. Quindi questo è per quanto riguarda la compravendita delle carte speciali dei Totti, quindi i giocatori che saranno dentro la squadra dei Totti, quindi lo sapremo circa un'oretta, forse 3 orette, non mi ricordo adesso bene, prima
dell'uscita effettiva dei toti delle 19 lunedì, sapremo appunto quali sono i toti, la gente comincerà a panicare, a vendere, svendere, un altro appunto è Messi, che secondo me costerà tantissimo, quindi in questo momento la sua carta speciale quanto costa? Costa poco, mi sembra 1.100.000, cioè se noi andiamo a vedere la sua carta speciale, quella if normale, veramente è droppata in una maniera assurda. Quindi andiamo a vedere un attimo, qui c'è il nominees, ovviamente c'è solo il nominees, vediamo un attimo 1 e 2, vediamo un po' se c'è qualcosa. Ok, c'è già un if qua. Come potete vedere, 1.179.000. Raga, guardate che è già abbastanza basso, come prezzo. Però se questo giocatore dovesse scendere sotto 1.000.000, per dirvi, è un acquisto assurdo prima dei toti. Ora, sapete tutti che durante i toti poi ci sono uno sproposito di SBC che la EA fa per magari pacchetti, per magari degli upgrade speciali, pacchetti, mega pacchetti rari, roba del genere, e soprattutto ci sono SBC di giocatori, flashback, moments, e forse ci sarà per esempio Neymar moments, non si sa. Comunque, andiamo a vedere un attimo il secondo tipo di investimento che io andrei a fare. Appunto, andiamo a vedere per esempio Thiago Silva, che è un 87, mi sembra, sì. Ok, Thiago Silva normale, perché qui si tratta di giocatori oro. Quindi se noi andiamo a vedere il suo prezzo in questo momento, oro, sta intorno ai 20k dovrebbe stare. Forse un po' di più di 20k. Ok, quindi più o meno sta sui 23, si è già abbassato, perché ieri stava sui 26-27, quindi se noi andiamo a vedere 23.000, ok, 22.750. Nel momento in cui la gente inizia a spacchettare, o anche un po' prima degli spacchettamenti, dovete andare a vedere un attimo i prezzi di questi giocatori 87-88, io vi consiglio di andare su FootBin, di mettere il filtro sul rating, e quindi mettete i giocatori 86-88 o anche 87-88, quello che preferite vedere, e andate un attimo a vedere quelli che sono i prezzi minori. In questo momento i prezzi minori sono tipo Karim Benzema 87, Insigne 87, Thiago Silva 87, Keylor Navas, Fernandinho, Casemiro, tutti questi giocatori che purtroppo, cioè, hanno un prezzo bassissimo perché nessuno vuole, a nessuno servono. E cosa succede? Se questi giocatori, andiamo a vedere il grafico ad esempio di Thiago Silva. Thiago Silva ha avuto un picco di 30k circa, quando magari erano uscite qualche SBC strana, qualche cosa tipo, che ne so, Sissoko, io adesso non ci sono stato purtroppo, e ha avuto un minimo di 14-13k e 5. Quindi nel momento in cui questo giocatore dovesse tornare a 15k, ragazzi, è un acquisto che alla fine non ha perdita, perché se voi lo acquistate a 15k non è che si può abbassare più di tanto ancora, soprattutto 87, e in più se dovesse servire per SBC e altre cose, si alzerà sicuramente a 35, a 40k. Se il giocatore in questione che faranno uscire è fortissimo, serve a tutti, è in meta. Quindi occhio ai giocatori oro, importantissimo questo. Occhio ai giocatori che saranno dentro la squadra dei toti, quelli speciali però. E quindi io sinceramente adesso ho 3.300.000. Questa squadra, vi ripeto, Mbappé ci ho perso talmente tanto che lo tengo ormai, non potevo farci niente, ero lì a mangiarmi le mani in Perù, non potendo venderlo, fare niente, purtroppo l'ho dovuto tenere e probabilmente lo terrò veramente fino a fine game, anche perché ho intenzione di acquistare Neymar, quello if, perché sicuramente il Toti, se dovesse uscire in qualche modo strano, costerà uno sproposito.
Allan lì a caso non dovrebbe essere nella squadra. Ho intenzione De Jong nemmeno. Ho intenzione di comprare Vieira, probabilmente l'88. Comunque farò un video sicuramente durante i toti dove comprerò la squadra a un prezzo bassissimo. Attenzione a non fare l'errore: se voi avete già venduto tutta la vostra squadra o almeno i giocatori più forti, quindi avete i crediti liquidi, di non aspettare troppo. Cioè, esageratamente dopo l'uscita dei toti. Perché, come abbiamo visto tutti gli anni, ok che escono SBC, ok che ci sono i toti e tutti spacchettano, ma ad una certa i prezzi dei giocatori, soprattutto quelli in meta, tendono a risalire tantissimo. Quindi, magari voi l'avete venduto. Faccio un esempio, Dembélé adesso sta sugli 800.000, io comunque l'ho pagato circa 790-800.000, quindi non ho perso niente, potrebbe abbassarsi a 700.000 per dirvi, e quindi c'ho una perdita di 100k, ma dopo i toti magari, soprattutto per gli upgrade che hanno gli UCL Live, questo potrebbe schizzare e ritornare a 900.000-950.000 per dirvi. Quindi state attenti a questa cosa. Adesso vedremo quali SBC usciranno durante i toti. Io adesso, vabbè, ho quattro pacchetti così tenuti lì per iniziare ad aprirli con voi durante i toti, ma appena usciranno SBC, io probabilmente spenderò 1 milione, 1,5 milioni solo in SBC, perché cercheremo di trovare con questo account dei almeno uno, sperando, senza spendere niente, e continueremo ovviamente a fare compravendita, e spero di riuscire a fare un bel po' di crediti con questi due metodi. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, sono finalmente tornato, adesso faremo un sacco di video, noi ci vediamo, dobbiamo anche provare Kakà, Kakà Prime, mi raccomando. Noi ci vediamo lunedì con... Probabilmente si faranno uscire qualche SBC bella, spacchettamento dei toti. Un saluto dal Cina e bella lì. Blu blu blu.